Galaxy, la tua prossima auto. Si chiama Phantom, è il nuovo scooter 50 Malaguti, un fuoriclasse con prestazioni superiori, linea aerodinamica innovativa, ruote larghe per una perfetta tenuta di strada e grande sicurezza in frenata. Mi fai fare un giro? Ok. Phantom Malaguti ti aspetta a bordo. Esci dai soliti snack. Fuori orario Mulino Bianco. Piccolo, morbido, ripieno di crema golosa. Fuori orario. Fuori dai soliti snack. Chi mangia sano trova la natura. Io so chi sei, e se tu vuoi, ti dico che destino avrai, buona sorte o guai, luna nera sì o no, lo vedremo tra un po', con le carte che la zingara ti fa. Eccoci qua, grazie. Bentrovati e siamo pronti per giocare. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera signor Frizzi. Come sta? Bene, grazie. Sono Giuseppe di Palermo. Ho capito di Salerno, Giuseppe? Di Palermo. È di Palermo, sì. Non ho capito niente. Si sieda, si buonasera, sieda. Buonasera Cori. Buonasera. No, prima che vi salutaste tutti, posso? Ecco, grazie, grazie per avermi concesso l'onore. Allora, Giuseppe, in bocca al lupo. Crepi il lupo. Partiamo subito così non perdiamo tempo. Sì. Prego. Allora, la numero 2. Numero 2. Giuseppe comincia con il giusto piglio. La luna nera. No. Ma perché mi spettisce così? Ma pure riso in faccia. Giuseppe, scusi. Buonasera, signor Frizzi. Giuseppe, scusi tanto, ma che... Ma è tremenda, perfida! Ma lei ha parlato di giusto piglio e allora... Ma il piglio nel senso che aveva cominciato con una grinta ed un'esuberanza che mi erano molto piaciute. E va bene. Pronto? Con chi? Pronto? Pronto? Non abbia paura, non fa sempre così. Con chi parliamo? Allora, sono Giovanni. Da dove? Di dov'è lei? Sono di Capaccio Pesto. Oh, allora Giovanni, è pronto? Io sì. In bocca al lupo, che sia più fortunato, di Giuseppe. Crepi il lupo. Fai un po'. Allora, la 2. La numero 2. Oh, vediamo che succede. Non dico niente, non faccio commenti. La temperanza. Oh, ecco, se ce ne vuole. Vediamo come va, Giovanni. Si sa dove si nasce, in verità. Ma viceversa, cosa non si sa? Si sa dove si nasce e non si sa dove si muore. Molto bene. Perché tira fuori questo proverbio spesso. Un altro. La 3. Che ci dia più buon umore. 3. Vediamo. Giovanni ha scelto la numero 3. La zingara guarda. La stella. Oh, un'altra buona carta per Giovanni. Chi sempre obietta e non concorda mai, che cosa spacca in quattro? Tu lo sai? Il capello? Un capello, spaccare in quattro un capello in quattro. Guarda come obietta, io non è che obietto così perché non so che cos'altro fare. Oh, Giovanni? Fammi vedere le carte. Ma certo, ecco qua. Allora, la 5. La 5 sceglie Giovanni, attenzione. C'è stato un top. Sarà stato un segnale. L'eremita. È l'eremita che si faceva sentire, era l'eremita. Negli autobus, nei tram molto affollati, come che pesciolini si è pigiati? Tartine! Sì, sì, io sono sorda, vedo le tartine. Stare pigiati come le acciughe o le sardine, giusto? Per fortuna che ho delle persone che mi segnalano annuendo che è tutto giusto, tutto bene. Allora, attenzione Giovanni, lei è 1.400.000. Che fare? Allora, la 1. Numero 1, cambia gioco, ritorna da capo, attenzione, carta importante, Il mare. Buona, una scelta buona per Giovanni.
Ti è esposto a doppio guaio, doppia rovina. Tra quali attrezzi sta dell'officina? Tra incudine e martello. Bellissimo, come l'ha detto. Sì, bravo, bravissimo. Bravo, conosce la saggezza popolare. Ecco, ed è a 3 milioni, Giovanni. Ora, Giovanni, che fa? Io mi ritiro. Mi ritiro. No, ritiro è troppo, mi fermo qui. Mi fermo qua. Sembra sì, che lei non abbia avuto abbastanza coraggio. Complimenti, Giovanni. Ti ringrazio. Arrivederla. Buona serata. Si diverta poi su Rai 1 questa sera. Si diverta, c'è un film molto bello. E adesso ultime telefonate. Pronto? Pronto? Con chi parliamo? Sono Rosaria, siamo di Napoli. Rosaria di Napoli. Rosaria, tre carte, ma dall'alto peso specifico, almeno due di queste. Quale sceglie? La 4. La numero 4, la carta centrale. Oh, una carta da 3 milioni e rotti. L'appeso, benissimo, forza Rosaria. Chi si arrabatta per tirare avanti deve sudare che indumenti e quanti? 7 camicie. Ma senti con quale gioia Rosaria ha dato questa risposta. Allora, contenta? Vado avanti però. Che fa? Vado avanti. Rosaria, ma lei ha un coraggio strepitoso. Prego, da carta da 10 milioni, attenzione. 7. Il pubblico suggeriva, non so in virtù di quale precognizione, 6. Vediamo chi ha avuto ragione. L'imperatrice. Ha avuto ragione Rosaria, brava, ha fatto di testa sua, complimenti. Tentare può andar bene e può andar male, ma che non fa il tentare proverbiale? Non nuoce. Ma Rosaria, complimenti. Credi, mi consenta. Rosaria? Sì, dica. Vorrei dire un detto nuovo. Tentare non nuoce e i cocci sono suoi. Grazie. Come sono contento. Brava, Rosaria. Grazie. Mi sta guardando male, mamma mia. Arrivederci, auguri. Auguri, Rosaria. Grazie mille. Ho parlato un po' napoletano con Rosaria. Allora, adesso ci salutiamo. Arrivederla, zia, non faccia così. Non faccia così, su. Sta per andare in onda un film molto bello, un film drammatico, con Jodie Foster e Liam Neeson, che si intitola Nell. Buona serata su Rai 1, ci rivediamo domani con una parte. Arrivederci. Arrivederci da CIF, prodotti per piante e fiori. Ciao, ci vediamo, eh! Ciao, Ricky! Restituire! A papà! Per la tua collezione Ferrari, passa alla Shell. Bastano 15 bollini per un modellino. Dice che stanno rifacendo la stanza. Beh, vedere, no? Ai. Imprevisto imprevedibile? Alpitour ti dà la carta blu. Se ce l'hai, hai la soluzione. Se non ce l'hai... Ai.
doppie punte. Prima dovevo tagliarle, adesso è difficile trovarle. Il mio balsamo Pantene con la sua formula alla provitamina che penetra fino alle punte lascia i capelli più morbidi, sani. Balsamo Pantene, per capelli così sani che splendono. Cool Wool ti mantiene fresco anche nelle situazioni più scottanti. Puoi fidarti della lana che indossa il marchio Pura Lana Vergine. Paragol mi piace da matti. E mi piace da matti fare merenda con Ringo. Io mi diverto così. E poi sai cos'è che mi hanno detto di Ringo? Che adesso c'è ancora più crema. Per me è solo che è molto più buono. Mica male per uno che era già un mito. Ancora più crema, ancora più goloso. A merenda vince Ringo. Frescoloso. La nuova formula di Fabuloso è ancora più efficace e da oggi profuma anche di freschezza alpina. Fabuloso, il detergente profumante. Della famiglia Silvani è di averli scelti belli, pratici, intelligenti, praticamente magici. Elettrodomestici da incasso Rex, fatti per essere uno di casa. Se dico Nutella, tu cosa dici? Ah, Nutella! I ragazzi della scuola avevano vinto la coppa di basket e sapete, Nutella è un po' la loro bandiera, perché è come loro, energia e simpatia. Eh sì, Nutella è sempre un po' speciale. Che mondo sarebbe senza Nutella? Benvenuti all'auditorium del Foro Italico, da dove ogni sabato sera su Rai 1 andrà in onda la nuova edizione di Fantastica Italiana, una bella gara di simpatia fra signore dai 35 ai 45 anni. Ci sarò io, ci sarà Corinne Bonuglia e ci sarà una sorpresa, un ragazzo simpatico, bravo, un ragazzo semplice, alla mano, un ragazzo divertente, eccolo qua, Teo Teocoli, ciao Teo. Ciao Giancarlo, allora facciamo qui Fantastico. Fantastica, facciamo. Fantastica, abbinata alla lotteria di Capodanno? No, non è abbinata nessuna lotteria. Quindi non ci sarà più l'estrazione del 6 gennaio? No, quale estrazione? Qua no. Non si fa qui. No, non si fa. Nessuna... Allora, andiamo via, forza, andiamo. E io... Andiamo via, poi ti spiego io quello che succede qui quando non si organizzano bene le cose. Vabbè, ma... Camminare, forza! Sì, e insomma noi saremo qua ogni sabato su Rai 1 e ci sarà anche lui, non vi preoccupate. Torna, dove va? Torna. È bravo, che carattere però. Me l'avevano detto a me, che brutto carattere. A che età è giusto mandare l'Italia in pensione? È giusto bloccare le liquidazioni agli statali e prelevare i soldi dal fondo di liquidazione delle imprese? E perché la gente non entra più nei negozi? Tra poco, a Porta, uno spaccato dell'Italia inquieta. Con il ministro del lavoro Tiziano Treu, con il segretario del CDC Pier Ferdinando Casini e con altri ospiti, cercheremo di guardare al domani di chi lavora, di chi non ha mai lavorato, di chi sta andando in pensione e di chi c'è andato, in collegamento con tutta Italia. Porta a Porta tra poco. Che non si sentano soli e abbandonati. Non siete abbandonati. Siamo con voi e saremo con voi. E sempre più saremo con voi. In diretta all'arrivo di Giovanni Paolo II all'aeroporto di Sarajevo.
Sabato 12 aprile su Rai 1, 17:25. Domenica 13 aprile, diretta della messa dallo stadio di Sarajevo alle 10:10. Tra queste camicie c'è sicuramente anche la vostra di Noerre Collofit. Giusto collo, e da oggi anche Nostir, la camicia che si stira da sola, di Noerre. Proprio una camicia coi baffi. L'Antartide è un posto per pensare. La mente si libera nel bianco e ascolta il silenzio. Allora comincia ad esplorare, a viaggiare per ore. L'unico rumore sono i tuoi pensieri. Non è stato facile trovare la stessa emozione lontano dai ghiacci. Dentro un'auto, ad esempio. Ruder 600, emozione tecnologica. Siamo così, dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate. Tutto delle donne si ritrova in Anna. Anna, passioni e opinioni. Con Formula, Fiat Lancia e Alfa Romeo risvegliano la tua voglia d'auto, perché Formula con le sue soluzioni finanziarie apre la strada alla tua fantasia, in modo che possa correre libera e protetta. Formula è la realtà che autorizza i sogni. È nata oggi la Formula per l'auto di domani. Dal 12 aprile scegli Formula per guidare Fiat Lancia e Alfa Romeo. È Formula un desiderio. Della famiglia Silvani è di averli scelti belli, pratici, intelligenti, praticamente magici. Elettrodomestici da incasso Rex, fatti per essere uno di casa. Le forze dell'ordine sono ancora impegnate. Non fare follie, dici cosa vuoi. Voglio una cassaforte, che questa è chiusa. E poi voglio un biglietto d'aereo. Anzi no, un aereo. No, un treno. Un trenino. Non ho mai avuto un trenino. Neanche io. Certo che pure sti genitori. Pagine gialle. Il giallo con tutte le soluzioni. Un trenino. Io non ce l'ho mai avuto un trenino. È di scena Iveco. Fino a 6 milioni per passare dal tuo furgone da rottamare a un nuovo Daily Iveco. E se non hai un furgone da rottamare, tante altre proposte dai concessionari Iveco. Gli elettrodomestici non sono dettagli. Buonasera, domani l'Assemblea del Senato voterà sulla missione italiana in Albania. Si tratta di un appuntamento cruciale perché Rifondazione Comunista ha confermato anche oggi il suo no. E un vertice dei capigruppo dell'Ulivo con Prodi ha chiesto al Polo, il quale è favorevole alla missione, di definire in Parlamento un atteggiamento comune. La mediazione tra Ulivo e Rifondazione non è riuscita e così domani sulla missione in Albania la maggioranza in Parlamento si dividerà. L'Ulivo a favore, Rifondazione Comunista contro. I capigruppo dell'Ulivo hanno deciso di tentare un'intesa col Polo, favorevoli alla missione, per votare insieme il documento che fissa i punti concreti dell'operazione. Ma proprio mentre cominciavano i contatti tra i due schieramenti, subito dopo una telefonata tra Prodi e Berlusconi, dal Polo è arrivato il no di Fini e Buttiglione, che dicono: potremmo votare un documento
documento comune solo se Prodi prende atto che la maggioranza non c'è più e si dimette. Richiesta che la maggioranza, orientata a regolare i rapporti con Bertinotti attraverso una verifica, giudica inaccettabile. E così i leader del centrodestra domattina si riuniscono per assumere una posizione comune. Forza Italia e CCD sono parsi più disponibili di Fini e Buttiglione. Nella maggioranza intanto si fanno sempre più tesi i rapporti tra Ulivo e Rifondazione. Popolari, PDS, Verdi e Rinnovamento Italiano chiedono una verifica seria con Bertinotti, centrata sulla riforma dello Stato sociale, per vedere se ci sono le condizioni per andare avanti. Cossutta sfida D'Alema: se vuole andare a votare consegnerà il paese alla destra. Ma il leader del PDS replica a muso duro: Rifondazione Comunista è incapace di affrontare le grandi sfide di governo, dice D'Alema, dalle riforme istituzionali allo Stato sociale. Andremo avanti lo stesso. E dall'Albania anche oggi notizie di violenze. A Valona in 24 ore ci sono stati 4 morti in sparatorie, mentre stanno partendo i primi soldati francesi e spagnoli che parteciperanno alla forza multinazionale di pace. Intanto a Levan si sono svolti i funerali di 2 delle vittime della tragedia del canale di Otranto. Le casse con le salme di 2 sorelle sono state interrate assieme agli oggetti personali delle vittime in un'atmosfera di cordoglio muto e raccolto, solo a tratti interrotto da grida di disperazione. L'inflazione continua a scendere. A marzo, conferma l'Istat, i prezzi al consumo hanno segnato un aumento di appena lo 0,1%, andamento che porta la crescita tendenziale annua al 2,2%. Le famiglie italiane si sono impoverite. Secondo i dati della Banca d'Italia, nel 1995 il reddito medio mensile era di 3.600.000 lire, solo 100.000 lire in più rispetto al 1993. Crescita che non ha compensato l'aumento dei prezzi. Aumenta anche la paura per la disoccupazione. Tra chi non ha lavoro emerge una vera e propria sindrome del disoccupato, con risvolti economici ma anche fisici. Primo assaggio oggi delle agitazioni che interesseranno nelle prossime 2 settimane il settore dei trasporti. Disagi maggiori per chi viaggia in aereo si dovrebbero avere mercoledì 9 per lo sciopero nazionale dalle 10 alle 18 degli uomini radar. Giovedì 10 aprile tram, autobus e metropolitane si fermeranno per 24 ore per lo sciopero degli autoferrotranvieri per il rinnovo del contratto. La prossima settimana è in programma per martedì 15, poi mercoledì e giovedì la serata, la serrata dei distributori dei benzinai. Mercoledì